Roberto Saviano, anch'io ho il diritto di parlarvi. Vedete, questa è una paginata dell'odierno Corriere della Sera, cari. Oggi è domenica 27 dicembre 2015. Una paginata intera, vedete? Allora, se il Corriere della Sera continua a celebrare Roberto Saviano, ce l'ho pure io il diritto di celebrarlo, capito? Il Corriere della Sera si deve ricordare che io sono azionista del Corriere della Sera. Sono azionista, c'è il mio video intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io. Allora, se il Corriere della Sera continua a celebrare, a parlare di Roberto Saviano, allora ce l'ho pure io il diritto di celebrare Roberto Saviano e di ricordare che Roberto Saviano il suo meraviglioso romanzo Gomorra contiene tre pagine copiate. È l'arte di copiare, no? E questo l'ha detto la magistratura, mica lo dico io, la magistratura. E quindi fino a quando è Corriere della Sera e non le scriverà queste cose qua, e qua c'è scritto che Roberto Saviano ci racconta il 2015, fino a quando il Corriere della Sera non scriverà che Roberto Saviano racconta il 2015, racconta anche come si fa a copiare, e io pure dovrò dare la mia versione, anche perché io sono azionista del Corriere della Sera, capito? Corriere della Sera, c'è il mio video intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io, ok? Ecco, oppure se tu vuoi, Corriere della Sera, che io smetta di parlare di Roberto Saviano, quelle pagine del dire, dedica anche a me queste paginate, perché lo vedi Corriere della Sera? Questa è la mia storia della filosofia, questa è la mia opera From Matriarchy to Patriarchy, che in lingua inglese sta in tutto il mondo, capito? Corriere della Sera, io sono azionista di RCS Rizzoli Media Group, sono azionista, c'è il mio video intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io. E poi ci sono queste mie opere. Allora, o tu la pianti Corriere della Sera di pubblicare queste paginate per Roberto Saviano, o tu la pianti, e se no io continuerò a parlare di Roberto Saviano e ricordare che lui è abilissimo nell'arte di copiare, è un'arte pure quella, che sia chiaro, però i giudici non sono d'accordo, capito? Vabbè, cari amici, io auguro a tutti voi una buona Pasqua felice, anche se passata, e un anno nuovo, va bene? Ve lo auguro in compagnia di questa mia ultimissima opera, la mia storia della filosofia, ok? A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni, che sta qua al Bar Malù, il bar della Garbatella a Roma.